Il progetto risale al 2000, sostanzialmente ci fu un interesse da parte di questa società che si chiama la Friel, che ha sede a Bolzano, di voler insediare degli aerogeneratori nel territorio del comune di Guspini e più complessivamente nei territori dei comuni limitrofi circostanti. E noi abbiamo accolto questa proposta perché ne avrebbe, intanto perché noi siamo un comune che comunque è aperto alle energie rinnovabili, in secondo luogo perché vi è un ritorno economico. Subito dopo da noi vennero un numero enorme di società. Tant'è che ci preoccupammo perché cominciavano a realizzare contratti con i proprietari delle aree, addirittura a comprare dei terreni e ci rappresentammo la situazione di una esistenza selvaggia di paleoliche nel territorio. Praticamente ci furono 10-12 società nell'arco di 6-8 mesi che vennero in comune a chiedere di poter insediare delle paleoliche. Si scatenò un po' la febbre dell'eolico, per cui tutti i proprietari delle aree misero a disposizione i loro terreni, perché c'era un indubbio vantaggio economico sia in termini di affitto che in termini di vendita, perché veniva pagato a cifre notevoli. Ogni proprietario dovrebbe guadagnare in media circa 3.500 euro all'anno per ogni pala. Diciamo che vi erano dei fronti opposti, c'erano quelli che avevano un interesse diretto e quindi praticamente proponevano, insistevano all'estensione del parco eolico, quelli che erano favorevoli in quanto, tra virgolette, ambientalisti, quindi favorevoli ad incentivare e a sfruttare le energie rinnovabili, quale appunto il vento. Poi c'era anche un fronte di persone che erano scettiche sulla presenza di queste pale. Tra l'altro noi abbiamo avuto subito dopo l'insediamento, parlo dei primi mesi, che queste pale nascevano come funghi, un giorno appresso all'altro, una sorta di atteggiamento di rigetto da parte di molte persone che veniva detto ma abbiamo deturpato in maniera permanente il territorio. Poi a poco invece, forse anche con l'abitudine, no, di percepirle come un elemento del territorio stesso, un po' come avviene per i tralicci dell'Enel, di cui non se ne può fare a meno se vogliamo che la corrente venga trasportata da un posto all'altro. Noi abbiamo delle entrate che sono dettate da due voci, una voce è dettata da un fisso che sono 5.000 euro all'anno. In più c'è una percentuale dell'energia prodotta che è l'1,5%. In termini pratici significa un'entrata al comune tutti gli anni di circa 140.000 euro, che per noi è una cifra importante e significativa. Con i 140.000 euro abbiamo finanziato con 105.000 euro l'anno il centro aggregazione sociale che è rivolto ai bambini, è rivolto agli adolescenti, è rivolto anche alle persone adulte. Noi senza quel parco eolico non avremmo potuto trovare le risorse per finanziare il centro aggregazione sociale che ha funzionato per 3 anni con un contributo regionale. Poi la Regione ha cessato i contributi a progetto chiedendo appunto ai comuni se avete soldi finanziatelo voi e noi siamo trovati di fronte alla necessità di finanziare questo centro e quindi rimangono 35.000 euro che di fatto sono spalmati un po' sul bilancio comunale che servono un po' per i servizi, posso dire dallo scuola, bus, piuttosto che per la riparazione delle buche nelle strade, le manutenzioni dei giardini pubblici, quindi del verde, o tante altre cose di cui il Comune si occupa quotidianamente. L'energia del vento è sfruttabile da chiunque potenzialmente, poi le società che operano in quel settore sono società che possono essere buone, cattive, serie, meno serie. L'energia viene poi venduta all'Enel e l'Enel ha l'obbligo di produrre, anche se pur non in forma diretta, energie di fonti rinnovabili, perché glielo impone il trattato di Kyoto. È evidente che oggi c'è una sovravalutazione dell'energia prodotta anche dall'eolico, per cui io credo che sia ben pagata, ben remunerata, le società ne ricevono degli utili importanti. La FRIE si è comportata abbastanza correttamente rispetto agli impegni che aveva assunto originariamente, nel senso che
si era preso l'impegno che, fatto l'investimento, realizzate le opere, avrebbe determinato una ricaduta occupazionale, in quanto avrebbe assunto 10 operai specializzati che di questi tempi, insomma, considerando che sono posti di lavoro che dureranno per 30 anni, considerando che la permanenza di queste pale è di circa 30 anni, stiamo parlando di una situazione che sicuramente non sarà aggravata da rischi di mercato, perché sappiamo che l'energia comunque è un bene che è in crescita dal punto di vista delle richieste. I certificati verdi praticamente producono un bonus, un benefit a favore della società, che praticamente vengono aggiunti alla quantificazione economica dell'energia prodotta. La cifra non la conosco, non saprei fare dei conti, però io sono sicuro di una cosa, che il business funziona perché ci sono i certificati verdi. Laddove lo Stato da un giorno all'altro interromperebbe i certificati verdi, che sono un elemento aggiuntivo, quindi un valore aggiunto, e molte di queste operazioni che stanno avvenendo di voler insediare dei parchi eolici non ci sarebbe. C'è stata la possibilità di poterlo ricontrattare e siamo arrivati a un punto di equilibrio, nel senso che noi siamo riusciti ad elevare il prezzo. Adesso dire è troppo alto o troppo basso, è chiaro che sono ragionamenti che partono dalle possibilità che le società possono sborsare a favore dei comuni. Alla costruzione del parco eolico, quindi a tutta la realizzazione sia degli scavi per tutta la struttura in cemento armato, alla produzione del ferro, alla stessa fornitura del calcestruzzo, fino alla realizzazione degli scavi per realizzare tutto il cavidotto di interramento più la centrale di raccolta e svistamento dell'energia, credo che ci sia stata una quantità di circa 60-70 persone che abbiano lavorato. Loro sono serviti unicamente da società sarde, a eccezione della realizzazione delle strutture che invece sono state fatte a Taranto, per cui ci fu questa parte di lavorazione che loro tentarono in un primo momento di fare qui in Sardegna, all'intermare di Arbatax, però i costi erano eccessivamente elevati e hanno deciso di farli comunque rimanendo in Italia, mentre altri pezzi arrivavano dalla Danimarca. Quindi un parco eolico oggi è considerato al pari di un imprenditore che realizza un capannone, dove dentro magari produce mattonelle, faccio un esempio, e paga l'ICI in ragione del valore prodotto. Nel caso dell'eolico all'origine questo non c'era, lo si considerava un palo in un terreno agricolo, quindi che non era gravato dai costi dell'ICI. Nel 2008 c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato a seguito di un ricorso di una regione che ha annoverato anche i parchi eolici come dei produttori di tipo industriale, quindi il palo che anziché essere, cioè la struttura anziché essere stesa in orizzontale come fosse un capannone, per dire, è stesa in verticale, però ha una valenza produttiva, tant'è che produce soldi al pari di uno che produce mattonelle o tonno in scatola, e quindi giustamente lo Stato l'ha considerato come gravato dall'ICI. Quindi oltre a quello che sono i valori prodotti in termini di energia elettrica più il fisso di cui abbiamo parlato, c'è in più gravato sull'azienda anche dell'ICI che deve pagare, deve corrispondere al comune dove è insediato. Quanto percepisce il comune? 40.000 euro in più dall'ICI, complessivamente. Questi sono i costi che il nostro ufficio tributi ha stimato.